Allora, rieccoci in diretta. Io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Massimiliano Ferrari e Stefano Buonanno, che sono due componenti di un gruppo musicale milanese che vorrei farvi conoscere questa sera. Insomma, vogliamo parlare di una Milano che sorride, di una Milano ottimista, di una Milano che vuole fare festa. Ecco, e lo facciamo con il vostro aiuto. FM Sì, Triband. Triband, sì. Beh, Come mai avete scelto questo nome? Prima domanda più banale che si può. sì, Beh, FM vale Ferrari giusto. Massimiliano Triband, perché tutta la storia incomincia che prima di conoscere gli altri componenti del gruppo ho fatto un CD singolo a mio nome. Poi siamo messi insieme con Stefano Buonanno e Dario Ferrara, allora abbiamo deciso di, siccome era un trio, di mantenere sempre questo, cioè hanno deciso che la responsabilità era mia in pratica, per cui Massimiliano Ferrari E tu quindi Triband. non ci hai messo solo la faccia, ma ci hai messo anche il nome, che mi Esatto, sembra un bel esattamente. nome. Poi la cosa Eh bella è che ci chiamiamo Triband, ma in effetti sì, ne adesso siamo in siamo pure in quattro. quattro, però vabbè. Dovreste cambiare E nome, no, come si oppure fa? Ormai come non si si fa? può, Se ma è no dal rimaniamo così. 2000 che ci chiamiamo Triband, ormai è Che diventato. tipo di musica suonate? Questa è una bella domanda, perché spesso ce lo chiediamo anche noi, Sì, no, nel che genere senso. facciamo? Allora tu devi capire che metà del tempo che noi occupiamo per dedicare a questa nostra passione lo dedichiamo a immaginarci il genere che facciamo, cioè a dargli una definizione, perché in effetti ancora non abbiamo Allora, facciamo così, per capito. aiutare a capire, a me Certo. innanzitutto che sono il più ignorante che c'è, ma anche ai nostri telespettatori, facciamo direttamente ascoltare loro Esatto, che tipo di è la musica, cosa ognuno di noi, migliore, vediamo, senza dare si definizioni. farà un'idea. Allora, Perfetto. ascoltate questa Archimedes Archimedes Idea, Idea, certo. un po' di inglese, insomma, l'ho fatto. Perfetto. Allora, ascoltatela, guardatela e poi insomma chiamateci anche se volete fare delle domande, ma anche semplicemente, visto che siete quattro, magari per diventare cinque, se volete, no? Un No? nuovo Perché no? componente, Perché no? Siamo perché no? aperti a qualsiasi Perché no? esperienza musicale. Contaminazione, no? Allora senz'altro, Contaminazione. allora 0239352214 è il numero per telefonare in diretta, ascoltate questa canzone e poi voglio sentire le vostre telefonate. Delete
most beautiful flower you know. Paint its odor, fragile. The rise of some noise of words inside your heart and outside your mind. Don't wait for another idea. It will come, it will come. But if you don't get it, will be very sad. It means that you are full. But if you get it, you obliterate fall of the square. You write whispering your name on her heart. Complimenti innanzitutto sia per la realizzazione del video, che l'ho trovato molto gradevole, molto delicato, però anche e soprattutto per il tipo di musica. Ecco, il timbro, che tipo ha un nome il timbro di Roberta Cremona, che è la cantante? Beh, più che il timbro della cantante, la cantante nasce da un'esperienza blues, poi collaborando con noi si è un po' adeguata a quelle che sono le nostre caratteristiche musicali, che non sono poi definitive, cioè non sono molto definite, nel senso che noi non abbiamo problemi di vendere dischi o cose del genere, per cui facciamo semplicemente quello che ci viene spontaneo e ci viene naturale di fare. Tra l'altro avrai capito che è difficile dare una definizione a questa musica, perché giustamente qui si parlava in studio, si parlava di musica ambient, ma sempre nel disco sono presenti anche altri tipi di certo, molto di genere, insomma, è un po' di tranquillo. Ecco, voi dove suonate? A Milano? Insomma, ci suona una città accogliente per i musicisti? Ecco, questo è un punto dolente, se posso dire, ma non solo per noi, per la nostra musica, che magari forse è un po' particolare. Abbiamo ancora più difficoltà perché facciamo una musica che non è blues, non è rock, è una via di mezzo di tante cose. Per esempio il famosissimo tempio della musica, il Blue Note, voi non siete la target, ecco. O sì? Potremmo, sì, però non abbiamo mai avuto contatti, non siamo mai andati a... Abbiamo questa ambizione, però abbiamo comunque suonato in tempi della musica come le Scimmie, come storico locale. Ci capita di suonare, insomma, su Milano abbiamo suonato. Quindi sulla risposta alla domanda se Milano è accogliente o meno, Milano è una piazza un po' difficile perché è molto più facile trovare ingaggi quando si ha un gruppo di giovani che fanno rock, che fanno cover soprattutto italiane, Ligabue, Vasco Rossi. È più facile piazzare un prodotto di questo tipo. Però la cover non è produzione di arte, è copia d'arte, no? Esatto. Io per carità, tanto. Ma bisognerebbe dirlo ai gestori dei locali, che purtroppo i gestori dei locali sono un pochino più bloccati su. Anche loro hanno le loro esigenze. Hanno un po' di soldi anche loro, visto la crisi che c'è in giro, loro pensano, insomma. Oppure magari tanti di questi gestori, no, i locali, non conoscono, ora conoscono semplicemente la canzoncina che passa alla radio, certo, e non conoscono per esempio la voce di Roberta Cremona, o magari non conoscono FM Tribende. Noi sapete cosa facciamo? Dopo la breve pausa pubblicitaria vi faremo vedere un altro video con un'altra canzone, Il Velo di Maya. Non cambiate canale, a fra poco. Voi siete anche cantautori? Che scrivete i vostri testi? Sì, noi scriviamo le musiche, ma i testi fino adesso... Ci siamo appoggiati a degli amici compositori per quanto riguarda i testi, perché ci concentriamo sempre più sulla musica. Ma ti dirò che
Come gruppo, in effetti, nasce come gruppo musicale. È proprio ultimamente, con l'arrivo proprio di Roberta Cremola, che il gruppo ha preso, diciamo, forse una strada diversa. Creando più spazi proprio per la voce. Più spazio, la voce sì. Che ti chiede proprio una costruzione diversa del brano. Ecco, come nasce il ritmo? Cioè, dentro di voi, come la musica, come nasce? Come nasce? La musica può nascere in diverse maniere. A volte può essere semplicemente che stai studiando sulla chitarra, ti vengono degli accordi che si incastrano bene uno con l'altro, cominci a lavorare su quelli poi ci costruisci un tema, su quello poi ci fai la parte del basso. Adesso anche con la tecnologia, con i computer, certo, dove tu puoi avere dentro tutti questi strumenti, che sono anche di ottima qualità, puoi costruire il tuo brano. Poi ovviamente... Ti capita mai di ispirarvi al suono della natura? Cioè, magari siete in un particolare ambiente e dici, ma guarda, io... Ma di fatto io vado in giro a registrare, quando vado in giro, anche in vacanza, registro sempre gli ambienti, perché in diversi brani poi li ho inseriti. Pride, per esempio, cioè, adesso non so se l'avete qua, ma nel primo disco c'è un brano che si intitola Piccole danze, per esempio, che nasce da una ispirazione visiva di un programma televisivo dove c'erano dei bambini che ballavano con una cadenza particolare. Io tra l'altro guardavo la trasmissione e avevo sotto mano il pianoforte, e lì ho cominciato a mettere giù una cosa ritmica e il brano si è, insomma, in poche parole. Allora, qual è la vostra canzone preferita? Fra Il velo di Maya o Crystal Rain? Quale mandiamo prima? Quale preferite? Il velo di Maya, ma è molto lunga, per cui... No, la tagliamo un po', va sì, bene, la facciamo vedere. Però noi ci siamo anche per sì, siamo in questo è un brano un po'. Centro olistico. Sì, così può spiegare un po' come l'altro. Ah, perché tu fai Tai Chi. Sì. Allora, va bene, allora facciamo vedere parte di questo video e poi naturalmente lo commentiamo insieme. Sì, perché c'è anche il maestro che fa un po' di Tai Chi. Mi mandi il video? Allora, mentre lasciamo il sottofondo musicale, cerchiamo di capire a che cosa ti sei ispirato e che tipo di strumenti avete utilizzato per la produzione di questa canzone. Allora, intanto il brano è stato scritto e composto da Stefano, e
ci siamo accorti a un certo punto che questo tipo di musica, di introduzione, si sposava molto bene con il Tai Chi, con i movimenti del Tai Chi. Allora abbiamo proposto a questo maestro di Tai Chi, Claudio Lastore, tra l'altro io sono un suo allievo al corso di Tai Chi, se potevamo fare una cosa insieme, di abbinare le immagini e la musica e fare questo video. Che cos'è il Tai Chi? Per tutti quelli che non conoscono quest'arte. Il Tai Chi sono una serie di movimenti che simulano in un certo senso un'arte marziale, però non la si deve vedere come arte marziale, come fase di combattimento, ma diciamo come una serie di movimenti che fanno bene fisicamente. Un po' lo yoga senza il lato spirituale. Esatto, c'è più una ricerca dell'energia che c'è nel nostro corpo e il tentativo di farla circolare in maniera positiva, in modo che ti faccia bene. Se posso intervenire, l'anno scorso in questo periodo ero in Cina e nei parchi cinesi il Tai Chi è diffusissimo. È proprio una disciplina che viene. Quanto la vostra musica aiuta a conservare l'energia che ognuno di noi ha? Questo sta a noi, secondo me, a chi l'ascolta. Non sta anche la musica che aiuta, ecco. Noi, perché allora, se io me l'ascolto è metallica, mi svuoto di energia, carità, molto rispetto per chi ama è metallica. No, certo, ci mancherebbe, la musica è bella comunque. Tutta, basso volume però quella di metallica, scusate la botta. Beh, io l'ascolto poco, devo dire la verità, preferisco generi diversi, però io credo che comunque... Questa è Roberta da Cremona. Questa è Roberta Cremona. Cremona, scusate. Cremona, Roberta Cremona. Che è la vostra cantante. Sì. Qua si sente la sua voce. Che ha una voce molto stilenea, per capirci. Sì. Beh, perché il pezzo è un po' l'anno. Per me poi è un'esperienza nuova questa qua, perché... Lei è milanese. Come dicevamo, proviene da esperienze completamente diverse, di blues, rhythm and blues, per cui è... È particolare come approccio. È una musica che speriamo che faccia un po' rilassare, che faccia. Che è anche un po' tendenza, che voi dovete guadagnare col vostro lavoro, no? Non abbiamo questo problema. No, abbiate voi. Voi lavorate solo per il diretto. Sì, la nostra musica la facciamo da questo. Sì. Facciamo solo quello che ci piace fare, non lo facciamo perché pretendiamo di venderlo, vogliamo assolutamente, se uno le piace se non lo avete quest'ansia del consumismo di vendere altrimenti avremmo fatto altre cose. Noi, vedi, avendo i capelli pochi e bianchi ormai possiamo dedicarci. Facciamo vedere l'altro video, Crystal Rain, anche questo è molto etereo. No, sì, questo così. Anche lui. Beh, sono immagini... Il video sì, ma sì. La musica... La musica è un po' più ritmata. Allora, ascoltiamo allora una parte di questa canzone della FM Triband. Thank you.
Allora, per tutti gli appassionati che vogliono magari ascoltarvi e continuare a seguirvi, come possono fare? Diamo qualche informazione. FM Triband, ci trovano su YouTube, poi vabbè, c'è, siamo anche su sì. Facebook come Massimiliano Ferrari. Beh, possiamo dire che abbiamo fatto, abbiamo appena fatto sì. un disco e chiaramente si trova su iTunes. Ah, per sì. cui se si vuole su tutte le piattaforme praticamente su tutte le piattaforme si può acquistare volendo o ascoltarlo semplicemente mettendo FM Triband Legni sì il titolo dell'album è Legni FM Triband altrimenti Massimiliano Ferrari si beccano gli altri due CD sono tre CD che sono tre CD che avete prodotto sì. Yes. E per ascoltarvi magari dal vivo in concerto avete qualche appuntamento? Tra un po' dovremo presentare l'ultimo CD, però non abbiamo ancora. State lavorando? Ci stiamo lavorando. Anche perché vogliamo fare una cosa un po' particolare con la proiezione di video, musica, vogliamo studiarlo un po' bene, quindi penso che andremo verso febbraio. Sicuramente un anno nuovo. Stiamo rilassati. Bene, allora vi auguro buon Natale, ci vedremo allora magari nel nuovo anno per la presentazione di questo disco e vi auguro insomma un ottimo 2012. Noi ringraziamo per l'ospitalità. No, è nostro dovere insomma parlare anche di temi no, un po' più, tra virgolette, leggeri. No, eravamo un po' impauriti dopo la discussione precedente, però vabbè insomma concedeteci questo piccolo spazio. Musicale. Grazie a voi Massimiliano Ferrari e Stefano, buon anno e grazie a FM Triband, grazie.